scuole chiuse oggi all'Aquila per neve. Attorno alle 6.30 il sindaco Pierluigi Biondi ha disposto la sospensione delle attività didattiche negli istituti di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Questo d'intesa con la Protezione Civile Comunale, con l'Assessorato alla Mobilità e con la Polizia Municipale. L'Ateneo dell'Aquila invece è stato operativo regolarmente. Circolazione in città tutto sommato regolare. Qualche disagio si è registrato nelle frazioni più alte, come sempre accade, dove ha nevicato anche di più. L'assessore comunale Emanuele Imprudente, per rispondere a qualche critica che è stata mossa sul piano neve, ha fatto sapere che è attivo dalle 4 del mattino, con 10 mezzi del comune e 9 ditte esterne. In mattinata c'è stata anche una riunione in prefettura sull'allerta meteo, che dovrebbe proseguire sino a domenica. La neve, in barba a qualsiasi previsione, sul territorio aquilano è arrivata prima, imbiancando tutto il paesaggio. Neve che sarà di più nei settori occidentali, come Pizzoli e Scoppito. Le scuole, comunque, a Scoppito e Tornimparte, sono rimaste regolarmente aperte e anche qui, da parte di alcuni, non sono mancate le polemiche.